Da dove nasce questa iniziativa? Il torneo di dodgeball nasce da una bella collaborazione tra l'Ufficio Pastorale Sociale del Lavoro, Custodia del Creato, Giustizia e Pace della Diocesi di Chiafari, l'Ufficio Sport, il Centro Sportivo Italiano, ma anche le parrocchie, le società sportive, le scuole, con l'idea che lo sport, il gioco sono di per sé inclusivi ed è per questo che il torneo è stato posto nel cuore del mese della pace e il dodgeball è stato scelto quale sport perché ha delle regole semplici che tutti possono comprendere e condividere. Quali sono le regole del dodgeball? Allora, intanto il dodgeball è uno sport che possono praticare tutti ed è quello che comunemente una volta si giocava tipo la palla avvelenata, no? Lo proveremo a giocare nei campi da bicivoli, quindi sulla sabbia. Quale consiglio dare alle squadre che si stanno preparando a questo appuntamento? Allora, noi abbiamo detto appunto che visto che comunemente non si gioca sulla sabbia, di valutare se i ragazzi magari utilizzare invece che le scarpe, dove chiaramente poi la sabbia entra dentro, non scalzi perché adesso chiaramente il tempo non lo permette, ma magari una calza o anche due calze ai piedi, si può giocare in questo modo tranquillamente. Ecco. Chi ha aderito a questa iniziativa? A chi era rivolta l'invito? Sì, diciamo che il torneo della pace giustamente era aderito a tutte le società sportive, ma alle parrocchie, alle scuole, cioè tutti i ragazzi, era destinato diciamo a tutti i ragazzi del territorio, chiunque poteva fare una squadra. E diciamo che ci sono tre categorie che abbiamo diviso con i piccoli delle elementari, poi le medie e gli over, diciamo i ragazzi sopra i 15 anni. Quante squadre hanno aderito? Le squadre sono tante, so che siamo già arrivati a 21, ma ne stanno ancora arrivando, quindi direi che è un risultato positivo perché 25-30 squadre ci saranno sicuramente. Quale sarà il programma della giornata? Dunque, appuntamento è per tutti alle 9:30 alla spiaggetta di Chiavari, puntuali perché alle 10 si parte con la fase eliminatoria delle squadre. Subito dopo ci sarà un momento di riflessione tenuto da Don Maurizio Prandi con la benedizione del Vescovo. A seguire andiamo nella fase finale del torneo e speriamo poi in una bella premiazione.